Marika Busti, vice sindaco di Pozzolengo, di nuovo negli studi di Tempo Radio, bentornata. Grazie, buongiorno a tutti. Gli ascoltatori li invitiamo sempre a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp, che è il 348-3188-339. Poi ancora per chiamarci 0376-631709. La mail è diretta@temporadio.it. Diretta streaming su Facebook, pagina del Gazzettino Nuovo e Tempo Radio, su YouTube Tempo Radio Live. Allora, dunque, cominciamo subito col parlare, visto che lei ha la delega alla pubblica istruzione, parliamo di scuola. È un bel tema, insomma, questo. L'argomento rovente di questi tempi. Insomma. Esatto, sì. Sì, la scuola, come sappiamo, sia come assessore, quindi come rappresentante dell'amministrazione comunale, sia, mi permetto di dire, come genitore, diciamo che ci ha dato molte preoccupazioni in questi mesi e in quest'ultimo mese ancora di più. La preoccupazione maggiore è data dal fatto che non abbiamo risposte certe proprio a livello ministeriale. Si sentono tante cose, mezze promesse, però proprio anche confrontandoci continuamente con la dirigenza scolastica stiamo lavorando intensamente per trovarle queste risposte, ma diciamo che i comuni, così come le dirigenze scolastiche, sono un pochino lasciate loro stesse, anche perché di fondo va bene l'autonomia, ma l'autonomia deve essere supportata anche poi dai denari. E questo è quanto ci sta preoccupando maggiormente. Noi abbiamo fatto un assestamento di bilancio, tra l'altro proprio approvato il martedì, e in questo abbiamo valutato anche quelli che erano i fondi rientrati da parte del Ministero, che parliamo di 15.000 euro, questi 15.000 euro per andare poi a modificare, quindi a sistemare e riqualificare gli spazi per i distanziamenti che verranno richiesti a settembre. Per fortuna abbiamo aule grandi, abbiamo spazi all'interno delle nostre scuole, quindi l'idea, quasi ormai siamo convenuti con l'architetto della scuola piuttosto che con l'architetto comunale, a dire riusciamo a tenere i ragazzi all'interno dei plessi scolastici, quindi questo per noi è già un buon punto di partenza. La scuola dovrebbe iniziare il 14 di settembre, si pensa per la primaria e la secondaria in presenza, forse nel primo mese, quello che sarà il mese di settembre, sarà un orario solo antimeridiano, mentre per quanto riguarda poi dal mese di ottobre dovrebbero ricominciare anche gli orari pomeridiani. Tutto questo, la difficoltà maggiore, oltre che per la parte scolastica, quindi dove ci stiamo confrontando intensamente con la dirigente, dove anche lei ha una rete scolastica di confronto, sono anche proprio i servizi extrascolastici, quindi prescuola, poscuola, doposcuola, mensa. E quello che a oggi possiamo dire, noi abbiamo mandato tutte le famiglie un questionario informativo dove abbiamo chiesto una sorta di preiscrizione, abbiamo i primi numeri, entro il 31 luglio dovevano essere presentate, e quindi possiamo dire che i servizi extrascolastici partiranno. Soprattutto abbiamo delle certezze per quello che è il dopo scuola, ci saranno dei numeri limitati perché ovviamente gli spazi devono essere valutati bene, servirà un distanziamento sociale, una stretta sorveglianza anche dei ragazzi, perché uno dei problemi più grandi è quello che prima il dopo scuola potevi mettere insieme allievi, studenti anche di classe diverse, adesso ti chiedono che siano dello stesso gruppo. Quindi anche questo, insomma, è un pochino un problema. Per il prescuola e il postscuola stiamo un po' invece valutando, perché abbiamo parecchie iscrizioni, preiscrizioni, ed essendo i tempi scolastici molto vicini a quelli del servizio extrascolastico, poi c'è tutto un discorso di sanificazioni che materialmente non c'è il tempo. Per quanto riguarda la mensa, anche la mensa dovrebbe partire, che diciamo è un altro dei punti spinosi perché è legato proprio al discorso sanitario. Stiamo ancora facendo una valutazione se riusciremo a fare a utilizzare i locali dello scorso anno, oppure se utilizzare i box lunch, ovvero la mensa, il pranzo in classe. Questo stiamo ancora un po' riflettendo, su questo aspetto. E quindi ecco, speriamo che il Ministero ci dia quanto prima delle risposte, dei parametri certi, anche se noi, insomma, siamo abbastanza pronti, mi sento di dire.
Beh, dai, complessivamente quindi non è male, insomma. No, ecco. Tra l'altro è una curiosità, perché proprio sentivo, di solito le scuole di Pozzolengo hanno i banchi singoli o i banchi doppi? Dovremmo avere i banchi singoli. E se avete i banchi singoli siete a cavallo, basta separarli, esatto, praticamente. Sì, per sì cui... e poi abbiamo aule appunto con metrature abbastanza ampie, sì. Ecco, quindi questo proprio per fare anche un attimino in chiarezza, perché è stato detto sui banchi di tutto e di più, e anche sì, parecchie no, sciocchezze esatto, sono state esatto, dette. Ecco, proprio si è per fatta cui... molta pubblicità, quando, sì. Insomma, sicuramente non erano le cose di primaria importanza. Esatto, quindi appunto questo. Centri estivi invece li avete centri fatti, estivi, no? Siamo cioè... riusciti a farli partire, io ringrazio sia la cooperativa Elefanti Volanti che ne ha presa la gestione, e sicuramente non è stato semplice, perché comunque avevamo un protocollo di 70-80 pagine da rispettare per garantire quelle che erano tutte le misure richieste dal Ministero a livello sanitario. Ringrazio la Fondazione Scuola dell'Infanzia Biolchi, dove noi abbiamo la nostra Scuola dell'Infanzia, che ha messo a disposizione i locali, e quindi siamo riusciti a far partire, sono durati tutto il mese di luglio, anche qua avevamo il rapporto per la fascia di età 3-5 anni di un educatore ogni 5 bambini, mentre per la fascia fino ai 10 anni era un educatore ogni 7, quindi si capisce che insomma cambia un po' tutto quella che era l'organizzazione degli anni scorsi, avevamo numeri più alti anche per un discorso di costi. Di bambini più alti, no? Di tutto. Esatto. Per cui sì, effettivamente. Esatto, anche quello, però siamo riusciti, ecco, i costi erano più alti, ma qui utilizzando anche quello che è stato il contributo che è arrivato dal Ministero siamo riusciti a battere le rette, e probabilmente adesso riusciremo a dare anche un ulteriore piccolo contributo alle famiglie direttamente di quelli che si sono iscritti. No, mi fa sorridere un messaggio che è arrivato, che ho visto, dopo glieli leggo, non adesso, dopo glieli leggo. Immagino. Allora, dunque, per quanto, quindi avete tenuto appunto questi centri estivi, quindi sì. Un validissimo aiuto alle famiglie. E poi oltretutto credo che sia stato un po' un banco di prova per i bambini, per i ragazzi, perché comunque a settembre la loro vita cambierà, nel senso col distanziamento sociale, la mascherina, l'igienizzazione, la sanificazione, quindi... Chi ha partecipato per me è stato proprio un punto di partenza per esatto. Dire si riparte. Allora, vediamo un attimino adesso anche di chiedere, tra l'altro, appunto a settembre appunto ci sarà tutto questo cambiamento ritorno, proprio esatto. Per cui questo ritorno proprio. Per quanto riguarda, vedo che ci sono tanti messaggi, glieli leggo dopo, ma parlano del Palio, insomma, cosa succede? Allora, il Palio di San Lorenzo, che è il nostro patrono, è arrivato al 25° anniversario, e sicuramente sarebbe stato un momento in cui avremmo voluto festeggiarlo con tutti gli onori del caso. La questione, la problematica insomma sanitaria che stiamo vivendo tuttora non ci permette ovviamente di affrontarlo certo. Come gli altri anni, con un pubblico di 4-5 mila persone certo. Con la degustazione delle paste. Non vogliamo come amministrazione che comunque sia del tutto annullato, che passi in sordina, sicuramente cambierà aspetto, e il Palio, quindi martedì 10 agosto, giorno del nostro santo patrono, verrà celebrato come di consueto con la Santa Messa, la presenza delle 9 contrade con i rispettivi stendardi, Santa Messa celebrata dal nostro parroco Don Daniele, preceduta da una processione. E alle 20:30 davanti al Palazzo Municipale, quindi nel nostro centro storico, verrà consegnato per mano del sindaco dell'amministrazione comunale un piatto, possiamo svelarlo, visto che è sempre stato il riconoscimento negli anni precedenti, simbolico di che cosa? Della gratitudine, della riconoscenza che l'amministrazione comunale vuole dimostrare nei confronti delle contrade, sicuramente di tutti i volontari. Abbiamo invitato anche le associazioni, perché comunque per noi il Palio di San Lorenzo andava a coinvolgere tanti eventi, quindi anche il Degustibus, il Cantapalio, quindi non solo contrade ma anche associazioni che sicuramente andremo a ringraziare, andremo a citare. Le contrade saranno le festeggiate in primis, e dopo ovviamente nel corso della serata ci sarà della musica di strada, ci sarà l'apertura dei bar,
delle attività che insomma saranno presenti attivissime per chi vorrà fermarsi e passare qualche ora in compagnia. Per cui appunto si fa anche se appunto si fa come celebrazione, sicuramente viene celebrato, sicuramente non è la festa degli anni precedenti, ma passerà, ma non si può assolutamente esatto. Pensare con comunque quello che sono ancora i dati ad oggi e oltre che le indicazioni che ci arrivano, insomma passerà, dobbiamo passerà. Tutelare la cittadinanza, ecco. Assolutamente. Dunque le vorrei chiedere anche se possiamo parlare anche di prossimi eventi comunque. Tenendo sì. Sempre in considerazione che si spera che passi, insomma, quantomeno le cose, ma sicuramente le cose cambieranno adesso, non andiamo a parlare di immunologia ovviamente, però comunque cambieranno in meglio, intendo dire, però ecco. Ce lo auguriamo, ecco. Insomma. Prima o poi sì. Allora, i prossimi eventi, so che verranno proposti alcuni eventi da parte dell'oratorio di San Lorenzo. Uno sarà il 21 di agosto, che è una commedia teatrale presso l'oratorio, e viene riproposta quella che era già in programma per la festa di San Giuseppe, che ovviamente anche lì avevamo dovuto poi annullarla. E il 28 agosto ci sarà una degustazione, mi pare, di birra, quindi sempre nel settore enogastronomico da parte dell'oratorio. L'anno scorso già aveva fatto un percorso di degustazione enogastronomico. E poi invece ci saranno degli eventi a partire da settembre organizzati dall'assessorato alla cultura in collaborazione con la commissione cultura, col presidente Paolo Maddi, che ringrazio sempre per la fattiva collaborazione. E il primo evento sarà il 3 di settembre, sarà una rappresentazione teatrale in piazza Don Gnocchi, le stagioni della città, che praticamente vanno a riprendere le novelle di Calvino, il Marco Valdo, e dove praticamente ci sarà questa rappresentazione di un gruppo culturale Viandanze che verrà presentata in piazza Don Gnocchi. E qua, con questo si riaprirà un po' quella che è tutta la programmazione culturale che abbiamo dovuto comunque annullare, che era già un po' in programma ad aprile, maggio, giugno. Il 4 di settembre invece protagonista sarà il Parco Don Giussani, dove verrà riproposta la cena in bianco, quest'anno chiamata Parco in Bianco, sempre tutto nel rispetto di quelle che sono le normative sanitarie vigenti, è organizzato dall'Osservatorio Giovanile, quindi ringrazio la coordinatrice Sara Albiero, che insomma sono sempre molto attivi le nostre ragazze dell'Osservatorio Giovanile. E poi ci sarà un evento che abbiamo definito proprio settimana scorsa con la Giunta, sarà l'11 di settembre, verrà organizzato in piazza Don Gnocchi alle 20:30. Questo evento sarà dedicato alle vittime appunto della pandemia, del Covid, verrà riconosciuto ovviamente, dato anche spazio a chi si è prodigato, i volontari di questa emergenza sanitaria. Sarà un concerto musicale tramite realizzato dal gruppo solisti dell'orchestra Colli Morenici, e in collaborazione ci saranno anche dei brani di sensibilizzazione proposti dal gruppo di lettura della nostra Benissimo. Biblioteca. La fermo. Con Marica Busti, vice sindaco di Pozzolengo, ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte. Grazie. Con Marica Busti, vice sindaco di Pozzolengo, questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Le leggo i messaggi, che sono tanti, molti riguardano la pasta asciutta, il 10 il paglio c'è, ma fate anche la pasta asciutta. No. Come sono aperti i ristoranti, basta seguire le stesse norme. Non è così, dice chi ha scritto. Non riusciremo proprio a gestirlo. Poi addirittura il discorso sagre, prima sembrava lo aprissero, non lo aprissero, invece proprio non... Non c'è stato dato il via libera, insomma. Esatto. Poi diciamo anche che chi è professionista, come appunto un ristoratore, mette in campo tutto. Sì, ma insomma, organizzare. Tenere il distanziamento lì sarebbe comunque difficile, esatto. Davvero. Ma avete mai visto il palio normale a Pozzolengo? Esatto. Cioè ci sono. Cioè, proprio una calca. 50.000 diciamo. Persone, non so, tenetele distanziate, non so. Arrivate. A Cavriana, allora, assessore Busti, non deve essere semplice avere un assessorato, la scuola,
come quello della scuola, però lei è brava e riesce a gestire bene, grazie Mariella. Poi ancora, Marica, lei e Paolo siete due caterpillar per Pozzolengo, bravi, molto bene, insomma, va molto bene. Poi, sono di Brescia, mi dispiace che non facciate la pasta, il palio alla pasta asciutta, speriamo, a presto. Speriamo, lo aspetteremo insomma in futuro. Assolutamente. Vice sindaco, mi dispiace non mangiare la pasta asciutta, quest'anno se la fate anche in inverno io vengo uguale. Roberto di Porto Mantovano. Quindi, okay. In inverno magari un po' difficile, speriamo dai di fare non in piazza bene. Sicuramente no, però, speriamo nel dire il vero, come evento grande speriamo di riuscire a poter gestire la fiera di San Giuseppe a marzo, quello sì. Poi questo visti deve essere Busti, probabilmente è cambiato. Ci sono molti abbandoni di animali o sbaglio? Ma noi sinceramente abbandoni non mi sembra, ecco, sul territorio ce ne siano, anzi so che in zona qualche cane scappa, ma sono sempre molto attenti, anzi chiedono collaborazione anche al nostro comune per il recupero, quindi no, quello... Chiedevano poi di fare eventualmente qualcosa di molto di Pozzolengo, tipo il concerto delle campane per esempio. Sì, il concerto delle campane, di solito anche questo è stato fatto, veniva fatto durante la fiera, a volte suonavano durante il palio. Diciamo che c'è un po' un problema sempre di distanziamento, perché la torre campanaria è molto stretta e tenere 10 persone lì dentro, so che hanno fatto qualcosina ma erano tipo in 2 o 3, proprio un vero e proprio concerto, non sono riusciti a farlo per la questione di distanziamento. Oppure trovarsi un campanaro con 10 braccia, no, no, con gli OGM, è impossibile infatti. Allora, dunque gli aiuti dovete studiare per settembre, quando verranno i nodi al pettine, sa che... si dice appunto che, sì, appunto che da un punto di vista ci saranno i problemi economico pesante, se ne sta parlando proprio in questi giorni, anche diciamo che anche l'assestamento di bilancio che abbiamo visto martedì era un po' anche finalizzato a contenere quelli che saranno poi delle difficoltà economiche anche per l'ente locale nei prossimi anche mesi. Se diciamo ci sono alcuni giornali per esempio che raccontano proprio oggi in questa giornata più di uno che siamo stanchi di leggere solo brutte notizie, ne diamo una buona, per esempio il manifatturiero italiano sta crescendo a velocità quadrupla, lo diceva ieri il Sole 24 Ore, rispetto a quello tedesco, ecco, quindi diamo una notizia buona, ottimo, una volta, ecco, diamola. Allora, ci sono molti rifiuti abbandonati nei fossi, dice un ascoltatore. Questo purtroppo posso solo che richiamare i cittadini a un maggior senso civico. Perché dopo ovviamente dire dovete sanzionarli, sì, devi beccarli insomma in quel momento, perché altrimenti diventa difficile. Il senso civico e il rispetto dell'ambiente e del territorio deve essere una priorità per i nostri cittadini. Poi chiedono, ecco, vede, avete ancora i buoni alimentari, ne avrei bisogno? Ce n'è un altro ancora che diceva, continuate ad assisterci per esempio, ecco. Diciamo che parecchie persone anche negli ultimi giorni vengono in comune a trovarci perché comunque hanno delle difficoltà. Dopo ovviamente come ente locale dobbiamo rispettare quelle che sono le indicazioni. Poi, questo invece è quasi gossip, dice ciao Marica, una curiosità, come fai a contenere Bellini? Che salutiamo tra l'altro, salutiamo il sindaco. Ovviamente salutiamo il sindaco, si contiene da solo, dai, esatto, si contiene dai, da solo. Non è che... Diciamo non c'è che, bisogno di contenerlo, diciamo che insomma... Diciamo che è un uomo di cuore, nel senso che prende a cuore determinati argomenti. Sì, senz'altro. Ma è meglio così, cioè ce ne fossero, a dire la verità. Sicuramente no? La collaborazione in questi anni è sempre stata proficua, ecco. Allora, altro messaggio ancora. Sono andato al bar del parco, bello prendere una bibita nel verde, chi critica è un quacquaracquà, dice... Che ha scritto? Parco Don Giussani. Parco Don Giussani, sì, probabilmente l'ascoltatore si riferisce al fatto che è stata data in base al decreto rilancio che permetteva l'ampliamento dei plateatici per le attività già presenti, quindi noi abbiamo dato lo stabile del Parco Don Giussani a un'attività presente sul territorio.
ci sono stati quelli che i cittadini, le persone che hanno un po' criticato questa scelta, dicevano ci deve essere un bando, tutte queste cose qua. Questa gestione, diciamo questo ampliamento è valido fino al 31 di ottobre, ci tengo a ribadirlo, quindi non è sicuramente un affidamento, è semplicemente un ampliamento come stanno facendo qualsiasi paese, soprattutto se vuoi un attimino sostenere le attività, sostenere le realtà territoriali. Tra l'altro voi avete anche, mi pare, mi corregga se sbaglio, ho preso diversi provvedimenti anche per esempio, non so, per il plateatico. Sì, per noi comunque siamo andati, abbiamo applicato dove c'era da applicare le indicazioni ministeriali senza assolutamente contrapporci in quelle che erano le agevolazioni verso le strutture ricettive e commerciali. E in questo caso se viene chiesto di poter ampliare per poter un pochino sostenere la sua attività economica, sarebbe stolto da parte dell'amministrazione, sì, negarlo, ecco. Poi dice un messaggio: togliete le tasse comunali per noi commercianti? Le tasse, diciamo che su alcune realtà ci stiamo già muovendo, perché comunque le abbiamo tenute cosa pesato, non le abbiamo. Noi abbiamo fatto delle variazioni, noi abbiamo fatto il discorso dei plateatici, quindi ecco, poi ci sarà, abbiamo mantenuto comunque anche noi tutte quelle che erano le tariffe dello scorso anno, proprio per, anche se volendo, anche per l'ente pubblico ci sono delle difficoltà, ecco, quello senz'altro. Certo. Dopo. Certo. Anche abbiamo dato la possibilità, per quanto riguarda l'IMU, di pagarla entro fine agosto, insomma, dove si può si cerca di fare. Sei aiutato, certo, ovviamente. Le vorrei chiedere una cosa, c'è un messaggio, dice Pozzolengo cittadina numero uno, ma effettivamente Pozzolengo è, insomma, dà spesso prova di unità, solidarietà, eccetera, eccetera. Lei mi pare che abbia anche la delega alle pari opportunità, sì, o sbaglio? Ecco, abbiamo parlato dei servizi extrascolastici, quanto sono importanti a lei? Cioè, fondamentalmente una grossa, per esempio, difficoltà delle donne è a chi affidare i figli, sì, delle donne ma non solo, delle coppie, delle famiglie, delle, diciamo, famiglie, delle famiglie. Io credo che oggi gli uomini abbiano una parte più attiva. Da febbraio sia stato veramente difficile per le famiglie gestire i figli, perché comunque chi ha potuto ha lavorato con lo smart working, ma non tutte le aziende comunque oggi, ecco, lo permettono, non sono organizzate. Poi comunque è un lavoro, cioè non è che uno possa, esatto, giocare, esatto, con i bambini e intanto lavorare. Esatto. Chi poi non poteva neanche quello si è dovuto organizzare con spese, lasciandoli magari da solo, chi non ha la disponibilità dei nonni. Quindi a oggi i servizi extrascolastici sicuramente abbiamo voluto e stiamo cercando in ogni modo di farli partire. Anche i propri centri estivi ci siamo battuti, perché erano veramente famiglie che avevano bisogno, quindi anche chi può aver criticato i costi, non i costi, le finalità, per noi è stato veramente importante farli partire, è stato veramente un servizio. Dopo ricordo, per le fasce anche di età, oltre, diciamo, abbiamo la parte di osservatorio giovanile, punto giovani, dove comunque i ragazzi hanno un punto di riferimento, ecco. Quindi appunto forza anche a settembre, perché sì, obiettivamente, esatto, tra l'altro proprio le donne sono, secondo i dati, poi bisogna vedere se sono confermate eccetera, più colpite proprio dalla crisi. Sì, dicono che le donne fanno più fatica. Oltre, mi permetto di fare solo una parentesi, visto parliamo di pari opportunità, anche la violenza familiare in questi mesi di lockdown è stata un po' in aumento. Allora, ultimo messaggio che le leggo, che è l'ultimo arrivato: sono una madre di una bambina che inizia la scuola con la mascherina, ha dei problemi, cosa devo fare con la mascherina? La bambina ha problemi, in questo caso io credo che innanzitutto condividere con la dirigenza scolastica, perché poi dovranno valutare, anche perché se la bambina ha dei problemi bisogna anche tutelarla. Benissimo. Perché dire non metto la mascherina, però deve essere anche tutelata. Certamente. Allora, siamo in chiusura, noi ringraziamo ovviamente. Grazie. Marika Busti, vice sindaco di Pozzolengo, grazie. Grazie a voi, grazie.